Eccomi, Arabella. Ti ho comprato un po' di cose e dei giornali. E qui ci sono dei cioccolatini, dei biscotti. Ti ho preso anche dei fiori. Grazie. Si chiamano Non ti scordar di me. Non so se l'hai capito. Quando tu mi sei lontana, io... Tu mi tradisci. Ed è per questo che voglio partire. Per metterti alla prova. Hai visto cosa è successo la prima volta che ci siamo lasciati? Eh? Mi sono sposato con la tua migliore amica. Appunto. Voglio proprio vedere che cosa succederà la seconda. E soprattutto non dobbiamo telefonarci, me lo prometti, vero? Neanche telefonarti. No, no. Vabbè. Al tuo ritorno però tu vieni a vivere con me. E non ci lasceremo più. Ma come già parte? Non ci siamo neanche salutati. Dammi un bacio, ti prego, Arabella. Sporgiti, dammi un bacio, amore, un bacio. Perché non sali su? Salgo. Sì. Eccomi, amore. Il letto è piccolo, ma ci arrangeremo. Da quando ci conosciamo dici sempre di amarmi alla follia, ma non mi hai mai dato una prova d'amore. Tutti danno prove d'amore. Ma che devo fare? Sarebbe eccitante. Che cosa? Dai, tiralo. Ma vedi, io... Noi non abbiamo bisogno di eccitarci con queste cose. Noi stiamo già eccitati, dai, amore. Tiralo. Tira l'allarme. Dai. Sì. Adesso? Sì, adesso. Come prova d'amore? Sì. Bene, lo faccio. Dai. Per te faccio tutto. Dai. Per te io faccio tutto. Dai. Tiro anche l'allarme, ecco. Sì. Va bene, amore. Sì. Quello che succede, succede. Perché non lo devo tirare? No. Ma perché, amore? Io volevo mio tirarlo. Bambino. Voglio fermare il treno, che scendere non può con te. Senza... Dimmi. Come siamo fatti bene tutte e due? Io sono fatto bene, anche su tu misura, non c'è riscaldami, male. Amore, sì, mi riscaldami. Misura. Oddio, riscaldami, riscaldami. Io la riscaldo e lei mi fa scendere. No, come siamo fatti bene, noi due, su misura. E poi se ne va a Milano da sola. Ma che va a fare a Milano? Cercare altre misure? Belle misure trova a Milano. Sì, sì, va a Milano, va. Quarto piano, accomodarsi. Arabella. Claudio. Arabella, sei tornata a Milano. Ma che sorpresa. Non mi sembra vero di toccarti. Io ti sono rimasto fedele, sai. E adesso tu devi mantenere la tua promessa. Che promessa? Beh, ma l'hai detto tu. Se mi vedi tornare vorrà dire che ho sbagliato tutto e posso ricominciare da capo con te. Io ho detto questo. Hai ragione, è passato talmente tanto tempo che forse non riesci a ricordartene più, ma non importa, sono qui io a ricordartelo. E sei di nuovo qui a dirigere il nostro reparto pubblicità? Sì. Settimo piano, signori. Senti, ho da fare, vuoi che ci vediamo stasera? Ma sì. Sì, dove? Al Cancan? D'accordo. Ti va bene? Sì. Ciao, eh. Ciao. Ciao. Ma... Arabella. Ma no. Da quanto non ci si vede? Raimondo, poveretto, come sei cambiato. Cosa vuoi, il tempo passa veloce purtroppo. Tu però sei sempre la stessa, Amo ufficio ancora in questo ufficio. Decimo piano. Sì, cosa vuoi. Sei al solito numero, ti telefono più tardi. Sì. Voglio rimanere con te questa certo. sera. Al Cancan, una cena al lume di banana. Al lume di banana, come no? Arabella. Luciano. Il bacio all'americana senza impegno l'hai inventato tu. Altro che americani. Sei unica. Undicesimo piano. Scappo, un impegno. Stasera sei mia, ti telefono. A più tardi, noi due soli al Cancan. Sì. Nessuno ci disturberà. Sì, sì, al Cancan. Ci divertiamo. Le dispiacerebbe se venissi anch'io al Cancan? Ah, tu no, sei troppo carino. Potrei anche innamorarmi di te. Diciottesimo piano.
Vergognati. È l'albergo Carlo Alberto di Milano. Dica. C'è la signorina Coltellazzi, per favore. Mi spiace, ma non c'è. Non c'è? Non c'è mai di no. Ma come, non c'è mai? Mai. Ma scusi, abita in quest'albergo? Per abitarci ci abita, ma... Ma non c'è mai. Pronto? Pronto? Guarda, disgraziato. Questi portieri d'alberghi, che disgraziati. Figurati se non rientra la notte. Non rientra la notte. Si fa negare perfino al telefono. E io invece sono sempre più innamorato di lei. E non so che fine abbia fatto, sai. Da quando è partita non si è più fatta viva. Cosa devo fare io? Cosa devo fare? Ma tu ti stai confondendo. Io sono una suora. Non un prete, ti ci vuole un prete. Ah, no, guarda che io soltanto con le donne riesco ad essere sincero. Io con i preti proprio non... È un confessore che ti ci vuole. Eleggiti un padre spirituale, ne hai un gran bisogno. Ma che padre spirituale? Io ho bisogno di parlare con te. Io lo so, scusami, lo so che tu ti sei fatta suora per colpa mia. È stata la delusione amorosa che ti ha ridotta così, certo. Tu per me hai rinunciato a tutto, vero? Però ti prego, restiamo amici, vuoi? Aiutami. Lasciami sfogare con te. Mi fai sfogare? E va bene, parla, apriti. Mi apro. Sono pazzo, Darabella. Mi tuffo nel lavoro per non impazzire d'amore. Invece lei non si concede più a me, neppure fisicamente. Non so che fare. Tu che dici? Si concederà? Si concederà. Figurati se non si concede. Eppure se non si concede io mostro bene qua. Ma io che ci posso fare? Pregherò per te. Poi non sono problemi che mi riguardano. Sono cose troppo lontane da me. Hai già dimenticato. Io l'amo. Sono pazza di lei. Io sono disposto anche a sposarla. Un'altra volta? Sì, un'altra volta. E come puoi? E come posso? Divorzio e lo sposo. Forse non sapete che c'è Sorella, il divorzio in Italia? Ritiriamoci, l'ora del parlatorio è finita da un pezzo. Due minuti, per favore, due minuti soli. Mi lasciare. Devo andare. Mi abbandoni anche tu. Non te ne andare, rimani con me. Non mi abbandonate. Non mi lasciate soli, ho bisogno del vostro conforto, sorelle. Sto per peccare, sto per chiedere il divorzio e voi ve ne fregate. Ma dove vanno ste matte? Sorelle! Sorellastre sono. Va bene che siamo divisi, ma mi vieni a trovare solo quando non hai nient'altro da fare. Come va, eh? Poverino. Ne vuoi anche tu? Tu con me non potevi mai essere felice. Tu ti dovevi sposare un alano, un Doberman. Accidenti, quanti ce n'hai? Ma quanti sono? 30, 40, quanti? Più o meno. Che te ne fai? Bruno, non sottovalutare il mio lavoro. No, per carità, non mi permetterei.
Senti, io sono venuto qui per chiederti una cosa molto importante. Cos'è? Ho bisogno del tuo consenso per potermi risposare. Ah, ma io non sono mica la mamma della ragazza, sai. Ma che c'è? Però a guardarla bene, mia moglie non è mica da buttare via. Senta, la chiami, per favore, anche se è in sala a manger. Rimorte. Come? Ah, le ha detto di dirmi che non c'è. Molto bene. E io richiamo ogni 5 minuti. Sì? Vediamo chi si arrende prima. Arrivederla. Orestina! Orestina! Venga qui, Orestina. Mi inganno? No, cara, non si inganna. Scusi se ho gridato, ma sono un po' nervoso. Mi dia un calmante, per favore. Provi con questo. Che roba è questa? Cos'è? Ah, Orestina. Donne nude. Orestina. Orestina, no. Ti sei sbagliata. Non è di questo che ho bisogno, sai? Portale via, Orestina. Vai, via, vai! Facci tu con quelle donnacce. Io non posso, io sono innamorato di Arabella. Io ho bisogno di sfogarmi. Vado da zia Nora, speriamo che mi aiuti lei. Oddio, se non avessero inventato l'aereo finirei per morire con questa tosse da somaro. Questa tosse asinina mi farà perdere la testa. Zia, tu per me, tu per me non sei soltanto la zia, no. Sei anche la madre. Sì. Il padre. La nonna. Sì, il nonno. Sei tutta la famiglia per me. Dammi un consiglio, zia. Dimmi la verità. Ah. Che cosa ne pensi di Arabella, eh? Beh, non mi ispira. Come? Non mi ispira. È troppo femmina. Va bene, ma mica la devi sposare tu, scusa. Senti come peggio per te. Sei così deficiente da volerti sposare, perderà tutta la mia stima. Ma sì, zia, io la voglio sposare. Metti una buona parola. Ti prego, parlale tu, zia, io l'amo. Io sono pazzo di lei. Le parlerai? Ma che strazio che sei. No, andiamo a terra, le telefoniamo. Va bene, d'accordo. Le farò io un bel discorsino. Grazie. E vedrai che ti dirà di no. Ma come mi dirà? Ah! Oh, Dio mio! La montagna! No! Zia, ho paura, ferma! Precipitiamo! Zia, non voglio morire, voglio sposare Arabella! Tanto ti dirà di no! Oh sì, amore mio, ci sposiamo! Sì! Arrivo immediatamente! Sei contenta, culettino d'oro? Che? Cos'hai detto? Culettino d'oro! Smettila! Ah, sì, amore, lo sai, hai il culettino d'oro. Ho il culettino d'oro. Culettino d'oro? Sì, dottore, me ne sono accorto questa mattina. Tutto il culo d'oro, dottore. Che devo fare? Me lo impegno? Non è grave, tutte chiazze dorate, non so. So cosa può essere, forse... un riscaldamento. Che devo fare, dottore? Oh, ma è possibile che l'idea del matrimonio ti faccia questo effetto? No, no, amore, non sono impazzito. È che la mia segretaria stava cercando di sentire quello che dicevo, hai capito? E allora inventavo delle cose strane. Ecco, in questo momento si sta sturando le orecchie per sentire meglio la pettegola, ficcanaso. Invece sono cose che devi sentire solo tu, amore mio. Principessa mia dolce, torna presto da me. Ma sì, passerottino mio, calmati ora. Se no il passerotto tuo s'ammosce e s'avvilisce se tu non vieni. E poi ti faccio tante coccole. Grazie, amore. Allora... Ma che succede, Bruno? Niente, mi sei sbattuto il telefono, sì. Sei stato male? No, niente, è tutto a posto. Vieni, amore. Ah, sì, tesoro, sì, volo. Arrivo domattina, alle 11. Alle 11 sarò all'aeroporto. Ciao, amore, a domani. A domani, ciao.
Bella, ciaciona mia. E che faccio fino a domani? Non so come ingannare il tempo. Sai, soltanto con lei riesco a fare l'amore. Ti giuro, con le altre donne mi sento come impotente, ecco. Ma che ce l'ha, d'oro? No, lei mi fa provare sensazioni meravigliose. Tu le devi parlare, la devi convincere. Lo farai, nonno. Quando fumi la pipa somiglia al nonno. Ma va. Parcheggia, dai, non fare lo spiritoso, che siamo già in ritardo. Parcheggio subito. Vai avanti, zia, ti raggiungo subito. Speriamo che l'abbiano mandata l'orchestrina, poi. A che piano va? Ah, io vado al terzo. Voi a che piano andate? E che ci va a fare al terzo? E come che ci vado a fare? Sono invitato ad una festa, ma aspettano. Ma non ci andare. No. Vieni al quinto con noi. Ma sì. Ma cos'è, un rapimento? O un dirottamento d'ascensore? No. Vieni con noi che ci divertiamo. Ma dai, ci si diverte di più al quinto. Ma che, avete bisogno del genitore per andare a questa festa? No, eh? Dai, che sei pure simpatico. Non è la prima volta che tipi come te vengono dal terzo al quinto. Ma che fai, sfotti? No. Tipi come me in che senso, scusa? Tipi giovani, simpatici. Ah, bello. Gentile, carina. Ma io vado al terzo, scusate. No. Vengo con voi. Vi divertite qui, eh? Siete in tanti, bene. Ciao! Ammazza il bacio. Ciao! Dai, vieni, balliamo. No, ma che fai, ti vergogno? Mi aspettano al terzo piano, io sono invitato, devo andare. Vai su. Ci vediamo dopo, eh? Ma vecchiaccio. Me la dai, Stoliva, se no lasciamo perdere. Ci sei arrabbiato? Tu, straniera? Mm-hmm. Ecco, io sono capitato qui per caso, ma io qua non conosco nessuno. Devo andare via. Devo andare. Per forza. Che peccato. Appena conosciuto tu, già devi partire. È la vita. Addio. Addio. Tu? Il nome è molto carino il tuo. Io mi chiamo Bruno, mio nome è Bruno, capito? Hai visto Bruno? Che ti diverti anche al quinto? Insomma, non mi lamento, ragazzi. Allora, how are you? Balliamo? Shake, vai, vai, vai. No, che tu fai come prima. No. Mi metti in bocca, no, non ci casco più. Questa volta, vero? È vero? No, aspetta, non mangiare. Buono il pecorino. Buono il vino. Eccola qui, guarda quanto è bella. Ecco, tu dove sei?
De Finlandia. In Finlandia ce l'hanno la fava? No. Questa fava? No, no, no. Non ce l'avete? No. Peccato, peggio per voi, perché è buona col pecorino. Senti, Bruno, tu sei il primo uomo maturo di mia vita. E tu sei la prima ragazza che si permette di dirmi maturo. Ma che c'entra maturo? Solo perché c'ho la cravatta? Ma che maturo? Dunque, io ho conosciuto 6 uomini, però ho amati solamente 2. Allora, tu sei mio terzo. Io? Perché non vuoi? Ma che c'entra? Io sono qui per caso, io non dovevo venire. Vedi, qua. Il destino ci ha mandato a me. Dici? Vieni. Bevi con me. Grazie. Cinci. È possibile. Serve il tassì? Ci stanno a posto. Una promozione? Che vuole? Tanto lui non viene. Gentile signorina A. Mi dispiace per lei, ma il dottore ha cambiato iniziale. Adesso è il lungo. Ah, sì? Vede, questi sono gli impegni di fine settimana. Giovedì, ministero, riunione alla Confindustria, consiglio catena supermarket, annullato. Il lungo. Inaugurazione, nuovo stabilimento, pomodori pelati e conserve alimentari, annullato. Il lungo. Venerdì, assaggio dei nuovi grissini farciti. Nel pomeriggio, il lungo. Sabato, il lungo. Il dottore è trasformato in questi giorni, è un grilletto. È un mandrilletto, insomma il pepe al culo. Fine. Non sarà fine, ma rende l'idea. D'altronde, che cosa c'è di fine in tutto questo? E va bene. Intanto gli prendo gli assegni. Quante arie. Pare che l'ha inventata lei. Prima di partire avevo comprato quest'attico così carino proprio di fronte a casa sua per fargli una sorpresa. E invece la sorpresa me l'ha fatta lui. Ma questa volta non mi frega. Tornerà con me. Per amore o per forza. My sweet one, my dear one, love you, darling, you are my life. Eccomi. Hello, darling. Hello, my love. Hello, Bruno speaking. Buongiorno, tesoro. T'ho telefonato molte volte, sai? Ah. Ma non c'eri mai. Oh, Arabella. Arabella, principessa, how are you? Scusami, caro, ma ti volevo dire che purtroppo ho perso l'aereo e sono rimasta a Milano. Sei rimasta a Milano? Oh, amore mio, adesso capisco perché non c'eri all'aeroporto. E io che sono venuto a prenderti e pensa che c'ho una febbre da cavallo. Ma lo sai che ho quasi 42 di febbre? Aspetta, amore, devo prendere un'aspirina. Aspirina. Un attimo solo, eh. Arabella. Poverino, ma stai proprio male. Sì, amore mio, ho ingoiato 2 supposte. E fra mezz'ora prendo 2 aspirine. Insomma, voglio dire... Mio povero micione.
L'unica cosa che mi rinfresca con questo febbrone da cavallo è il pigiama che tu mi hai regalato, amore mio. Adesso mi rimetto a letto, ma non credo che riuscirò a dormire. Sì, abbraccerò sì. Abbraccerò il cuscino. E sognerò ad abbracciare il tuo corpo morbido. E io penserò di essere lì vicino a te e di cantarti una bella ninna nanna. E amore, ma io non credo che riuscirò a dormire, sai. Starò sveglio tutta la notte, amore, e ti chiamerò nel delirio, sai. Abbi cura di te, mi raccomando. Ciao, a presto. Figlio di puttana. Bye bye, Arabella. Go bye. Oh, amor mio, questo è il nostro primo posto e sarà il nostro luogo per l'eternità. Noi verremo sempre qui, in tutte le stagioni, e vedremo il mutar delle stagioni. In autunno vedremo cadere le foglie, in primavera sentiremo cantare gli augellini e vedremo lo sbocciare dei primi fiori. D'estate moriremo di caldo, ma d'inverno in compenso moriremo di freddo. Ma no preoccupation, dear, perché io ti riscalderò col mio corpo meraviglioso. Tu mi annulli, mi azzeri. Sì, tu mi annulli, mi azzeri, sai? Tu sei la mia regina di Saba. La mia regina di Saba. Quanto sei bella. Oh. Mio culettino d'oro. Mio culettino. Ah, chi è? Ma chi è quella? Quella è la battona, non la vedi? La battona della via Appia. Oddio, che paura mi ha fatto mettere. Andiamo via, quelle vogliono fare le cose a tre, sai. Sono sporcone queste, andiamo via. Oh, ah, andiamo, no. andiamo. Mio amigottone, ti piace che ti chiamo mio amigottone? Mi piace, chiamami mignottone, e tu sei la mia puttana. Tutte le donne mi chiamano mignottone, amore mio. No, 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 per carità, levo questa mano. Sigaretta, fumare. No, per favore, non si può, guarda, c'è gente, si guardano tutti. C'è la guardia pure. Ah, devo andare in ufficio. Sì, devo andare in ufficio. Ma io faccio spese. Ci vediamo a pranzo? No, torno subito. Metto due firmette e torno. Aspettami, eh. Il tuo mignottone torna subito. Non ti muovere. Migottone! Amore mio, ma non puoi gridare così queste parole in mezzo alla strada. Soltanto nell'intimità me la puoi dire, capito? Ciao. Ciao. Ma disgraziato, ma che fai? Non ci vedi? Imbecille. Noi ci conosciamo senza conoscerci. Io sono Arabella. Tu sei Jane e lui è Bruno, naturalmente. Sai che potrei farti? Buttarti in un pozzo, scorticarti come un uovo, rinchiuderti in una bara. Non capisco, tu pazza. Oh, quanti anni hai? Sei tanto più giovane di me. Io ho almeno 5 anni di più. Oh! In 5 anni puoi avere almeno 5 uomini. Ma perché fermarti proprio sul mio Bruno? Alla tua età io ero più generosa. Lascialo a me. Dopotutto non è meglio degli altri. No, sei così bella tu. Potresti imbrogliare chiunque. Già molto tempo tu conosci lui? No, da sempre. Beh, ci ho sempre finito, adesso basta. Oh no, no, te ne supplico, lasciamelo. Tu hai tutta la vita davanti a te, ti prego. Tornatene al tuo paesello. Io resto perché uomo italiano molto mi piace. No, ti supplico, te ne sarò riconoscente per tutta la vita. Per tutta la vita. Donna italiana molto noiosa, ciao. Mi dai un po' di castagne, per favore? Quando, dottor? È un pacchetto. Sono speciali, eh? Una ragazza finlandese. Vanno bene queste? Sì, va benissimo, 200 lire. Va bene così? Sì, grazie. Ciao. Permetti? Ti ho comprato un po' di castagne, amore. Oh,
Oddio, sono cascate. Aspetta che le raccogliamo. Sono molto buone castagne italiane, sai? Oh, che belle gambotte. Le cosciotte mie. Wonderful legs, my love. Amore, lo sai che... E che fai tu? E tu a chi baciavi le gambe, eh? Io, a chi? Niente, a te. Ho riconosciuto le tue gambe. Sì. Volevo dare un bacino. Ma dove è andata quella? Ma tu che fai qua? No. Ma porca miseria, la bella, siamo religiosi, no? Ma lo sai che chi non perdona va all'inferno, lo sai o non lo sai? Ah, che strazio, sembri un pezzo di gesso che stride sulla lavagna. Ah, sì? E tu sei un'ingrata, una spietata, questo sei. Ma come, io strido sulla lavagna? Ma come te lo devo dire che non è colpa mia? Sono andato per caso alla festa, non ci volevo andare, ho sbagliato casa. Si avvicina quella puttanella, tant'è vero che me ne sono andato. Non ho salutato nessuno, ho aperto la porta, ho preso l'ascensore. Poi siamo arrivati giù, mi ha detto, dice, mi già un passaggio per favore? Perché è straniera la stronza. Guarda, non ti dico quello che mi ha fatto in macchina. Io non riuscivo a guidare. Col dito qua, mi faceva il solletico, col dito nell'orecchio. Una cretina. Guarda, quando dovevo cambiare marcia, per esempio, impegnavo il cambio, niente, non riuscivo a cambiare perché c'era sempre questa coscia lunga, soda, dura. E più su com'era? Era morbida? Beh, più... Ma che c'entra? Ma io quella lì non l'ho neanche guardata. Non me ne importa niente. A me di lei non me ne frega, lo vuoi capire? Ah, io non vedo l'ora di liberarmene. Il guaio è che purtroppo quella... Non mi molla più, ecco. Perché? Eh? È già incinta? È già incinta. Ma cosa dici adesso? Ma tu sei pazza? Almeno il caffè è buono. Tu hai voluto lasciarmi. Hai voluto fare l'esperimento. Separiamoci per un po' di giorni. Hai visto cos'è successo? Tu non puoi lasciarmi solo, amore. Se tu non mi lasci più, non succede niente, credimi. Amore mio, perdonami. Non è colpa mia se piaccio tanto alle donne, scusa. Perché non piaccio anche a te, forse? Amore. Ah, oh, tesoro. Mi hai perdonato, allora? Dammi un bacio. Non ti lascio più. Giuro che non ti lascio più. Aspetta. Ho una sorpresa per te. Non ti muovere. Aspetta un momento. Chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi e torno subito. Aspettami, eh? Amorazzo, al mio culettino d'oro, con tutto l'amore e la devozione del suo papà. Aprilo su, aprilo. Ti piace? Sì. Good night. My Jane. Non so, non capisco, culettino mio. No. Culettino suo! Oddio, oh, se all'altro arrivano le mutande di questo. Ma avevo appena perdonato. Chissà che mi farà. Te l'ha regalato la piccola, quel Brown? No, l'ho comprato io, ma che facciamo ora? Bene. Scendiamo ora. Scendiamo? Scendiamo. Ce l'hai il crick? Sì, deve essere lì dietro. Ma perché? Cosa c'è, una gomma a terra? Ma cosa devi fare con quel martello? Tieni. Tieni. Che devo fare? Non ho capito. Vuoi che me lo dia in testa per punirmi? Rompi la macchina. Cosa? Se mi ami, rompila. Ah, ma è questa la prova d'amore? Sì. E cosa vuoi che me ne freghi a me? Per amore? Sì. Posso rompere il canale? Sì. Guarda, proprio perché ti amo, eh? Ecco. Basta, andiamo? Qua. Anche questo? Ecco. Così non mi basta, tutta. Non ti basta? Devo romperla tutta. Sì. Ma tutta? Sì, tutta. E allora? Va bene così? Sei contenta? Ancora. Sei contenta così? Più forte. Più forte. Ma va bene? Sì. Disgraziata, sarai contenta adesso. L'ho sfasciata tutta, l'ho sfasciata. Oh, bene, adesso buttala. Vabbè. Ma no, non il martello, la macchina. Butta l'automobile nel fiume. Ma che sei scema, la bella. Come non vuoi fare questo ma per me? Io devo buttarla. Sì, signore. Devo buttarla. Che fai ora? Che faccio? Almeno salvo la giacca, salvo. Dai, spingi. Spingo. Dai. Ma tu guarda un po', per amore. Ah.
Addio, macchina. La prova te l'ho data, amore. Adesso mi perdoni, no? Sai che in fondo a me della macchina non me ne importava niente. Anzi, ti giuro che mi ha fatto bene sfogarmi un po'. Ma sì? Sì, quelle martellate, sai, mi hanno rilassato. Ecco, adesso mi sento meglio, mi sento bene. Disteso. Allora, mi perdoni? L'amore è più forte di me. Ma la vendetta è più forte dell'amore. E io mi vendico. Comprando tutto quello che posso con i soldi di Bruno. Con i suoi assegni. Sei fiamme. Ah, e non ne avreste uno a 72? Dove lo deve mettere? In un albergo? Per il momento appeso nel bagno. Ce l'ha? Sì. Non ce l'ha un trono? Sì, ce ne deve essere uno nell'altro magazzino e sembra appartenesse al Re Sole. Mi pare che abbia un uccello a due becchi. Un uccello a due becchi? Va bene, lo prendo lo stesso. Compra la pazza, compra. Gioielli, cani di lusso, appartamenti. 15 tonnellate di chiodi. Di chiodi? 20.000 manzi macellati. 20.000? È proprio pazza. 1.000 stecche di preservativi. Super sensitivi con serbatoio, ma... Senti, Orestina, ma questa roba è tutta a firma della signorina Coltellacci? Sì. Tutto a firma Arabella Coltellacci. Pagare, Orestina, pagare e distruggere. L'importante è voltare pagina, vedrai che si arrenderà prima lei. Troppo giusto, dottore. Però a me, a furia di voltare pagina, mi è rimasta solo la copertina. Ne hai di fortuna tu. Sei sposata ma vivi con i cani. Senti, io non vorrei darmi delle arie, ma una moglie è come una madre. Scusami se ti interrompo, ma io sono venuta qui per chiederti un favore. Di pure. Di che cosa si tratta? Potresti dirmi quanti sono i cani che hai nel tuo canile? Passiamo ad un altro esperimento, signori. Voglio mostrarvi la luminosità e la trasparenza di questa scatola. Prendiamo i nostri grissini, buoni, meravigliosi, al cioccolato, al pistacchio, alla vaniglia. Versiamoli nella nostra scatola. Sono già buoni, profumati, ma diventeranno anche belli messi nella nostra scatola. Copriamo l'involucro e guardate, signori. Prego, prego, osservino la trasparenza della nostra scatola. Darling, chiappone? Hello, darling. Chiappone col K, è straniera. Ah, ciao. Hello, Jane. Questa è mia madre, voleva conoscerti. Piacere, signora. Molto lieve. Che bel faccino simpatico, che belle guanciotto. Vuole un nostro pesino, signora. Tu vuoi, cara? Niente, no. Allora, Orestina, porti di là, per favore. Io sono la segretaria. Sì, la segretaria. Sì, tenga, cara. Tenga, cara. Che facetta bella. Tu sai che da noi un uomo, sì, un uomo di suo aspetto, ha tutto al più 17, 18 anni. Ma mi scusa, non rubare lui a me così presto. Se li prende tutti. Si vede proprio che è più attraente di me. È una donna senza complessi, sai. Mami è una buona amica. Lo vedo, è bella.
È simpatica tua madre. Io spero proprio di diventare un buon amico di tutti. Signorina Orestina? Venga, signora. Come no? Un'altra fattura. Che simpatica. Dottore. Che c'è? Dottore. Un momento, sto parlando. Scusate, mi chiama la mia segretaria. Cosa c'è, Orestina? È arrivata un'altra fattura. Un'altra fattura? Hanno portato un'intera famiglia di elefanti. Ah, sì? Elefanti indiani. Indiani, africani, io me ne frego, capito? Chiaro? Pagare, Orestina, pagare, liberarsi delle cose vecchie, delle cose passate. Hai visto la mia nuova amichetta? Carina. Straniera. Sciocchina. Straniera. Vieni, amore mio. Vieni, finalmente staremo soli. Oddio, ma che fanno i cigani? Ma chi li ha portati? Ma tu guarda quanti sono, ma che fanno a casa mia? Ma questi sono i cani di mia moglie. Ma io li riconosco. Ma come mai stanno qua? Cagnacci maledetti. Ma lì c'è ancora un cane. Ma io lo ammazzo quel maledetto, lo distruggo. Ma io ti schiaccio con un ferro, ti schiaccio. Guarda che io... Ma scalzone, parla, chi ti ha mandato qua? Parla, disgraziato, confessa. Chi ti ha mandato? È stata la bella, eh? Ti piacciono i cani, eh? Ma questi non ti devono piacere. Sono antipatici, hanno combinato tutto questo casino, hanno combinato... Ma io adoro casino. Adoro Italia, adoro Roma, adoro te. Questo è il nostro primo figlio, in ricordo di Roma. Noi chiameremo lui Romino. Ma che dici? Ma quale figlio? Ma quando lo facciamo noi questo figlio? Mm? Quando lo facciamo? Se noi non facciamo mai... A casa tua non si può andare perché ci sono i tuoi genitori. Ma di un po', loro lo fanno, l'amore. Lo vedi e noi no. Se questa è zia Nora, siamo tutti. Chi è? Oddio, ma che succede? Bruno! Ciao, zia Nora. Ma che avete fatto? Niente, abbiamo comprato un cane. Ti piace? Guarda che bel cagnolino. Si chiama Romino, è carino, vero? Ma che avete combinato? Dove, qua? Ah, niente, non è venuta la cameriera e c'è un po' di disordine. Abbiamo fatto un pranzetto ieri sera. Vieni, Jane, che ti presento a mia zia. Zia Nora, questa è Jane, la mia fidanzata. Jane, questa è zia Nora. Che si è buttata? Oddio mio, ho visto il vaso cinese. Eccolo lì, lo figlio. Eccolo lì, quanto è affezionata quel vaso. Il mio vaso cinese. Dio, questa ci muore sul vaso cinese oggi. Il candelabro dello zio Isidoro. Isidoro. Mamma mia, quanto rompa questo zio Isidoro. Chi è? Il mio Sèvre. Pure il Sèvre ha visto, mamma mia. Brutto disgraziato, schifoso, lurido. Io ti metto sull'astrico. No, calma, zia Nora, per favore. Adesso ti spiego idiota. Tutto io, guarda. Frocio! Ma che frocio? C'è la mia fidanzata con questo testimoniale. Di un po', ieri sera... Tieni! Che tengo? Puttana! Calma. Puttana, sì, ma giovane. Per favore, calma. Zia Nora, ciao, un momento. Ma che ciao? Hai visto che se n'è andata per colpa ma tua? Che mi frega? Io sono innamorato di ma quella. Ma che mi frega? Guarda che se io la perdo per colpa tua... Brutta ma Dio mio, che fa? Che fa? Oddio. Si spoglia, c'ha l'attacco. Ecco, c'ha l'attacco. Oddio, soffoco. Ah, quanto è buona. Carina, vieni, zia Nora, vieni da me, vieni. Buona, zia Nora, non me ne ero mai accorto. L'attacco. Il gallo, con questa cura, fa le uova. Sì. E alle galline gli cresce la cresta. E fanno... chichirichiri. È fantastico tutto questo, Leopoldo. Ma tu credi che a me possa servire? Che? Non ti fidi di Leopolduccio tuo? Quando si seminano gli ortaggi, uno spruzzo di questi ormoni e via. Contorno di ortaggi ormonizzati. In poco tempo, con questa dieta, un uomo allatta. Allatta? Tu sei un amore, Leopoldo. Ma cosa farei senza di te? Ma come posso ringraziarti? Oh. Ti devo tanto. No, tu non mi devi niente. Niente. In tanti anni sei la sola persona che ha apprezzato le mie invenzioni. Sì, a parte le puntine di disegno colorate, usate da tutti. Peccato che io non le abbia brevettate. Senti, ma come posso contraccambiare? Tu sei stato così gentile con me. Se avessi 20 anni di meno. E il guaio è che sono un po' barzotto. Però, studiando certi ormoni, dei mandrilli,
Capito? Diamo tempo al tempo, alla mia età non c'è fretta, no. Dunque, loro hanno una serra e tu spruzzi gli ortaggi. Buongiorno signora. C'è il concerto. Ma ogni giorno fa il concerto. Movimenti le fanno sudare, guarire di reumatismo. Ah, capito. Mio bel Stallone di mia figlia. C'è suo marito. Ma non è ancora arrivata, Jane? Calma, calma, ora arriva. Intanto si vuole sgranocchia una pannocchia. Sgranocchio? È buona la pannocchia? Non posso mangiare. Ah, bravo, bravo! Molto bene, bravo! Bravo, bella esecuzione, magnifica. Bis! Bis! Bravo, maestro. Ci concede un bis, maestro? Paganini no, ripeto. Bella figura, vero artista, imponente. Sembra uno stambecco, sì, voglio dire, una quercia importante, bell'animale nordico. Senta, ma sì che lui ogni giorno fa un concerto così? Ah, no, 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 la domenica, no, la domenica lui ha un giro, va a caccia, sì, lui che Conan. A lui che Conan? Sì. C'è un giro? Non sembra però, no, a vederlo così anzi sembrerebbe uno piuttosto... Non si può mai dire. E lei è rassegnata a questo fatto? Come no? Questo fatto, dico, che va a caccia i gecconi, non ci fa più caso, ormai voi nordici avete superato. Bello tempo d'artista, ho visto come teneva in pugno gli orchestrali. Dove sei? Sono qui, tesoro. Ciao, giocattolo. Ciao, darling. Vieni, bambina mia, vieni, vieni vicino. Ciao, bambolina. Ma che bella famiglia. Bella la figlia, bella la mamma. Il papà invece fa un poco schifo. Ah, però adesso vieni! Poi, disgraziato, ma come così all'improvviso? Dice Macchino così? Oh, italiani, leggeri? Adesso devo sentire un altro concerto. No, lui adesso comincia. Concentrazione! Piano, piano, andiamo via. No, meno male. Scusi, è lei il giardiniere? Sì. Quei garofani là, mi dica, di che tipo sono, olandesi o cinesi? Li abbiamo cinesi, li abbiamo olandesi, li abbiamo un po' tutti. Poi vedela, abbiamo anche una serra per gli ortaggi, perché così raddoppiamo le stagioni. Seminiamo magari un cetriolo oggi e lo raccogliamo fra un mese. Straordinario, formidabile. Senta, è lei che si occupa di ogni cosa? Come no? Sì? Vuol vedere? Oh, certo, volentieri. Faccio strada. Grazie. Prego. Ecco, vede? Con le stagioni raddoppiate, anche una piccola serra diventa un grande campo. Ma cosa sta facendo? Ah, non la conosce? È un'invenzione che di una stagione ne fa quattro. A volte cinque. Se la vuole gliela lascio, ma deve spruzzarla tutte le sere. E io cosa ci guadagno? Questo è l'acconto, il 10%. Il resto ha operazione compiuta.
bella, bella come la regina di Saba. Sei eccitante, sexy. Solo con te io posso fare l'amore. Le altre donne io le trovo così fredde. Con loro sono impotente, Arabella, sai? Come? Ma Arabella, per esempio, volevo dire, non mi dice niente, non mi eccita, ecco. Tu mi fai provare le sensazioni più belle, amore mio. Però dobbiamo trovare un appartamentino tutto per noi, eh? Non possiamo continuare a vivere così, dobbiamo stare soli, in un posto isolato dove nessuno ci venga a spiare. Il trono di Re Sole. Chissà che cosa provava stando qui sopra. Mi sento come se io ora ero lui. Sembri uovo di Pasqua. Sì, amore, e dentro uovo di Pasqua c'è bella grande sorpresa per te. Vieni, apri uovo di Pasqua e prendi bella sorpresa. Vieni. No, tu vieni qui. Tesoro, io non mi posso muovere. Io qui tutto pronto per fare amore con te. No, vieni tu. Facciamolo invece arrampicati qui, come due gatti sul trono di Re Sole. Non mi piace come gatti. Vieni, facciamo amore sotto coperte. No, come gatti. Ma è possibile che tu fai sempre amore in queste strane posizioni, eh? A te piace molto fare amore in questa stranissima posizione. Tu sempre fare così? No, ci ho pensato adesso. Ah, ecco, mi pareva molto strano perché tu troppo giovane per conoscere queste cose. No, amore, io gioco con te. Io conosco una posizione, quella che tu conosci. Amore naturale, vieni amore, bello, vieni. Andiamo sul letto, è più bello che sul trono, vieni amore. Andiamo. Ah! Oddio, sono inciampato. Il ginocchio mi sono fatto male. No, vieni, ormai siamo qua, resta qui. Vieni amore, vieni. Conosco tante posizioni strane di fare amore, sai? Anzi. No, conosco 35 posizioni strane di fare amore. Tu conosci tante? Ah, 35 sono tante. Tu? Io conosco una sola. Quale conosci tu? L'uomo sopra. Andiamo, cara. Che bello. Non sei ancora sazia, tu? No. Siete calde voi nordiche. E poi dicono che siete fredde, che fesseria. Andiamo, che stasera ti distruggo. Sono distrutto. Tutto, il magnetico e la pellicola impressionante. Ah. Beh, naturalmente, signora, il negativo lo tengo io. Se poi lei avrà bisogno di altre copie, basterà che me lo faccia sapere. Mm. Allora, a me il contante. No, dopo il materiale. No, prima il contante. No, il materiale. Il contante. Non è che io non mi fidi di lei, ma vede, in questo lavoro ci sono un sacco di spese. Cosa vuole? Fare la spia è rischioso. E se ti scoprono che fai la spia, non ti fanno più spia? E va bene, non faccio caso alla spesa. Grazie. Ma lo voglio distruggere. Rovinare. Sì? Bene. Distruggere. Prenda, prenda anche questi. Oh. Ma scusi, perché vuole rovinare lui e lascia in pace lei? Ma lei non esiste. È una piccola idiota. Il solo colpevole è lui. Siamo stati insieme per degli anni, per una vita. Non doveva lasciarmi per una specie di verginella. Una verginella? Oh, sì, così dice lui, ma quella ne avrà avuti più di 100. Che razza di idiota, preferire una verginella a una donna così lussuosa. Ehi!
E per via dei miei capelli non le piaccio? No. È che sono innamorata di un altro. Do you love me? Come hai detto, amore? Ti ho detto se mi ami. Ah, ma io ti adoro. Tu sei la mia regina di Saba, la mia principessa, ma io con le altre donne sono impotente. Solo con te voglio fare. Che bugiardo. Dice tutte le stesse cose. Mi piace tuo di questo mascalzone. Dammi il ginocchio. Porcaccione. Che bello piede. Pervertito. L'ascella, tienimi. Invertiti. Salici. Mi piace te, io lei. Tu mi piaci, sverginatella mia. Porco. Ah sì, e ti piace più lei. Certo, è più nuova. Ed era pure vergine. Sì, bel maschione. Aspetta che maturino i cetrioli e poi ti faccio vedere io cosa diventi. A partire da questo momento aspettati di tutto. Di tutto! Non fare come me, tenta il dialogo. No, no e no. È più forte di me. Vorrei, ma non ce la faccio. Non lo so, non mi era mai capitato prima. Eppure ne ho conosciuti di uomini io. C'è la sorella. E poi, perché venite tutti da me? Scusami, ma pensavo che Bruno fosse legato più a te che a sua moglie. Vieni qui. Senti, non sperare di distruggere Bruno. Per distruggerlo bisogna distruggersi con lui. Io non ce l'ho fatta ed eccomi qui in convento. Spero che ce la faccia tu. Poi non venire più a parlarmi di Bruno. Ogni volta dopo mi devo sempre confessare. Adesso va e tenta il dialogo. Grazie. Non fare come me, tenta il dialogo. No, no e no. È più forte di me. Vorrei, ma non ce la faccio. Non lo so, non mi era mai capitato prima. Adesso va e tenta il dialogo. Sorella, il parlatorio è finito. Suor Giacinta, ma quel suo amico, Bruno, non viene più? Ginetta? Ginettina? Dove sei, bambina? Burro? Mozzarella, fior di latte? Dove sei? Ah, da sempre scherzare, sei nascosta qui dentro, principessa. Dove sei, bambina? Boom! Chi è? Non sono la principessa io, ma la regina. Oddio mio. La regina spodestata. Arabella. Arabella, sei molto dimagrita, sai? Sì. Che sei venuta a fare qua? Sono venuta per tentare il dialogo. Non c'è più nessun dialogo fra di noi, Arabella. Vattene. È inutile che ti spogli, sai, non cercare di provocarmi perché tanto non mi piaci. Vattene via, per favore, Arabella. Ce l'hai una per? Non frugare in quel cassetto perché non le trovi le sigarette. Il medico mi ha proibito di fumare. Sono malato, sono nervoso. Prendi le sigarette, ma vattene. Fila, vattene! No! Io e te non abbiamo più niente da dirci, va bene? Ho sofferto troppo, me ne hai fatte troppe. Vattene via, ma cosa credi? Arrivi qua, eh? Ti togli la gonna, io subito... Niente, vai via, vai. Dove vai? Un momento. Che fai, Arabella? La pipì? Oddio, fai il bagno questo. Deve essere sexy la tua principessa che con fai? Questa vestaglia. Non avanzare, va di retro, messa lì, vattene, Arabella, vattene, lasciami stare. Vattene. Non ce la faccio, credimi. Non posso fare l'amore. Non credimi. Io sono indisposto, Arabella. Ah, lasciami stare. Dai, vieni. Andiamo a fare l'amore nella vasca. No, sì, nella amore vasca, mio. Io poi non posso amore fare. Mio. Me la sento, sto male. Ma perché non mi vuoi credere? Io sto male. C'ho due tonsille gonfie, così sono diventate grosse come due cocomeri sono diventate. Oh, Bruno. Che vai, dammi, che vuoi? Facciamo l'amore. Non posso, ho l'influenza. Sì, voglio posso. Che me l'attacchi anche a me l'influenza. No, l'influenza è mia, non te la voglio attaccare. Ma inutile che mi baci, non sento niente. Lasciami stare, Arabella, lasciami stare! Oh.
mio povero Bruno. Sei veramente ridotto male. Va bene, va bene. Mi arrendo. Ho capito, me ne vado. Lasciami solo. Adesso devo fare le inalazioni. Sì. Sì, hai ragione. Me ne vado. Addio. Addio. E senza rancore. Addio. Addio. L'acqua bollente! Ho il permesso del comandante. Non posso più partire. Ho avvisato per radio di mandarmi a prendere. Sì, ecco la macchina. Grazie. Niente. Ti è piaciuto? Passo. Ti è piaciuto? Passo. Moltissimo. Mi è piaciuto moltissimo. Alla faccia di quella... Scassa Kate, amore. Scassa Kate. Ah, sì. Come dici sempre tu, scassa Kate. Ma non preoccuparti, amore, perché adesso noi liberi. Lei è partita. La scassa Kate è in volo su oceano. Adesso lei scassa Cloche a pilota di aereo. Capito, amore? Amore mio, vieni. Vieni fra le mie braccia, amore. Voglio solo carezzarti un po'. Chi mangia sempre tutti i cetrioli? Anche oggi tutti finiti. Ma è lui che ne mangia, il maestro. Gli piacciono i cetrioli. Una cosa strana, molto strana. Mi senta? Dica. Da un po' di tempo mi si gonfia tutto il petto. Davvero? E poi perdo i peli della barba, non so. Ma no. E mi sento tutto un formicolio addosso. Che sarà? Ma saranno le fatiche dei concerti, maestro. Concerti? No, non credo. Sempre più froce questo. Anch'io mi sento tutta formicolare, però il pelo mi cresce. A lui casca e a lei cresce. Tu lo mangi il cetriolo, amore? No. No, oh, meno male. Ma che sei, una spia? Sì, Matari. Non c'è l'altro giardiniere? No, ci sono io adesso. Mi hanno detto che quello di prima se n'è andato senza dire niente. Due bei calciatori sono passati, lui li ha seguiti così, senza dire niente. Lui era un gran sportivo, sa. E lei che cosa fa? Mangia anche lei i cetrioli? Sono buoni. Sono buoni, Ne vuole un po'? No, grazie. Hanno qualcosa che mi rende diverso. Mi sento veramente un altro, ecco. Ma non ne vuole? No, grazie. È il padrone che voglio. Un istante, prego. Lo faccio avvertire subito. Sono della società filarmonica Jan Sibelius, di Helsinki.
interessantissimo questo. Ogni anno la società filarmonica Jan Sibelius scopre dei nuovi talenti. E questa volta la scelta si è fermata sul suo nome. Si tratta di scrivere un'opera su un tema di già stabilito. E io sono qui per questo. L'anima ispirata di mia madre mi aveva predetto sin dalla culla. Lo spirito di Wagner in un corpo di Chopin. Il titolo dovrà essere... No, il titolo è... Il padre di una minorenne deficiente. Bello, drammatico. Lasci fare a me. Naturalmente, dato il titolo e per le esigenze pubblicitarie, la vostra famiglia al completo dovrà essere presente. Anche mia figlia? È indispensabile. Questo è un acconto. Tanti auguri. Ah, complimenti, tesoro. Finalmente tua passione per musica è stata premiata. Salve, Arabella. Ho fatto quel lavoretto per lei, così il risultato è sicuro. Chi compra una scatola di questi pomodori dovrà mangiare spaghetti in bianco. Ah! E quanto costa questo piccolo sabotaggio? Poco, molto poco. Perché non dimentichi che è il nostro amico detective che mi manda qui. Amico comune. Diciamo 1 milione subito, il resto al lavoro compiuto. Ma 1 milione? Oh, senta, Sisto, è che... lei non accetterebbe delle cambiali. Senta, Arabella, facciamo una cosa. Non mi paghi, No, la pago subito, in contanti. Che ci vuol fare, Arabella? Alla guerra come alla guerra. Direttore! Si può sapere che sta succedendo qui? Ma come, che cosa è successo? Ma non so, si è accorto che cosa è successo nel pomodoro? Non lo vede come sono ridotta? Lo vede che sono tutta sporca di pomodoro? Ma questa è una testata! Ma non si può più venire in questo mercato! È un intero... Pensa un po'. Crede che Mongolino sia andata a fare il giro del mondo? Sei una pervertita. Ah, una pazza. Ho creduto che fosse mio dovere aiutarla. Va bene, d'accordo, ci vediamo presto. Sì, d'accordo, con Mongolino. Beh. Mongolino? Mongolino, non lo prendi, il yogurtino? Sì, hai ragione, zietta. Si sta molto meglio senza uomini. Molto più tranquille. Si può ricamare, dipingere, leggere. Cucirsi i vestiti da sole. Mamma mia. Ah! Ah! Di, zietta, apri tu lo yogurtino. Al tuo piccolo mongolino. Sì. Oh, ma certo, tesoruccio. Povero tesoruccio. Adesso c'è qui Noruccia tua e non devi più preoccuparti di niente. Ecco, adesso mangia il buon yogurtino. Su. Ah, a me. Perché non usciamo insieme stamattina, eh? Oh, mamma mia, ma che caratterino che è il mio mongolino. Ma ti sei svegliato male. Mio pissi pissi. Bau, bau, bau. Pip, pip. Insomma,
zietta. Lasciami respirare. Non puoi mica incollarti a me così. D'accordo. Ho la tua procura. E comunque, non posso mica cambiare sesso. Ma mica lo devi cambiare. Non ho capito. E fai anche bene. Piccola. Si è spaventata lei. Che caratterino. Ho fatto proprio bene ad affidarti la procura, Bruno Varrotoli. Ma io sono sicura che con il tuo aiuto lo rimetteremo in sesto. Non preoccuparti. Sì, lo rimetterò in sesto, vedrai. Senta, dottore. Cosa c'è? Le volevo dire che... Dica, cara, ma lo sa lei di chi è la colpa di tutto quello che è accaduto e di Arabella? Lei ha fatto esplodere i pomodori al supermarket e ha messo i topi sotto olio al posto delle alici. Dottore, perfino la città dello yogurt ha fatto inacidire. Ma io ho un'idea, cara, una grandissima idea, vedrà. Guardi, dottore, le volevo dire... Arabella, che cosa fai qui? Sono qui perché io rappresento la maggioranza, il 51% dell'impresa. Orestina, perché non me l'ha detto questo? Dottore, io stavo per spiegarglielo, ma lei non mi ha lasciato parlare. Vorrei sapere che cos'è questa novità, cara. Vuoi proprio saperlo? La novità è che d'ora in avanti io rappresento le azioni di zia Nora, e cioè il 40% della ditta. Ah, sì? E l'altro 11% come l'hai ottenuto? Mostrando le cosce a quei sozzoni dei minoritari? Perché? Non sono belle? Un po' di contegno, Arabella, prego. Ma poi cosa credi di aver ottenuto? Ma non lo sai che questa ditta fa acqua da tutte le parti? È un colabrodo? E che tu hai in mano il 51% dei buchi? Non lo sai? E la cosa ti diverte tanto, sì, vero? Sì, cara, mi fa ridere, mi diverte, perché io ho in mano l'ultima carta, la carta vincente. E vedrà, chi la spunterà. Vedrai. Orestina, venga con me. Orestina, resti qui, altrimenti io la licenzio. In fondo che cosa resta di questa ditta ormai fallita? Le carte. I timbri. E io nascondo i timbri e distruggo le carte. Evidenza. Guarda, guarda. Beh, non mi sembra molto gentile questo. Approfittare della mia assenza e mettermi a soqquadro la camera. Ma insomma, dove vogliamo arrivare? Ma cosa vuoi tu da me? Vuoi vedermi completamente distrutto? Non tornerò da te, non ti cercherò più. Sono cambiato, sai? Sono maturo, sono adulto. Ecco. Non credo. Tu tornerai da me. Sei cattiva, Arabella. Sei perfida. Sì. Quanto sei buona. Tu mi hai fatto delle cose terribili. Tu mi hai fatto disere da redazione ora. Ma hai distrutto la carriera. Tesoro. Che belle cose. Ma poi lo sai? Lo sai che cosa hai fatto? Cosa? Hai fatto fallire la ditta, lo capisci? E adesso mi hai rubato il timbro della presidenza per la richiesta del mio brevetto. Che cose terribili mi hai fatto, sai? Ho passato un periodo infernale delle notti angosciose. Adesso, per esempio, per il mio brevetto io devo scrivere la lettera. Ma senza le tette, ma senza il timbro non so come fare. Dove l'hai messo il timbro? Dammi il timbro, ti prego. In fondo tu sei tanto buona, perché mi vuoi rovinare la vita? Io ho bisogno di questo timbro per firmare la lettera del brevetto. Perché mi hai preso il timbro? Ma sì, il timbro è là, sul tavolo. Dov'è il timbro? Dentro la zuccheriera. T'ho fregata, volevi rubarmi il timbro, volevi, eh? Ma dov'è? Ma tu non c'è niente, ma si può sapere dove l'hai nascosto? Tieni, eccolo il tuo schifoso timbro. Fino adesso io sono stata un angelo con te. Ma adesso è finita, ne ho abbastanza di sopportarti con tutte le tue donnacce e tutto il resto. Se non me lo vuoi dare, me ne vado, ecco. Ma no, aspetta, lo vuoi il timbro? Eccolo il tuo schifoso timbro. Ce l'ho fatta. Questo volevo. Sì, va bene, ma stavolta me la paghi, vigliacco. Non me ne frega niente. Amos, per la proiezione aggiungi tutti i pezzi che avevamo tolto. Sì, tutti. Con i soci minoritari l'importante è mostrare le gambe. Mi raccomando. Belletti, prenda quella pratica lì a destra, per favore. Signori, mi avete tradito. Io sono deluso.
Avete dato il voto a quella canaglia di Arabella soltanto perché vi ha fatto vedere le gambe. Ma queste le avete mai guardate? Queste sono gambe della famiglia, appartengono alla società. Guardate quanto sono belle. Prenda quella pratica più in alto, per favore. Eh? Sono belle queste gambe? Eh? Accidenti. Non date retta ad Arabella. È una vigliacca, un'usurpatrice. Signore, mi dai il suo voto? Tu che ne dici? Sì, va bene, le gambe, ma... Signore? Bello. In conclusione, signor ministro, lei la notte al buio, quando non ci vede, cosa fa? Eh? Non me lo dica, cosa fa? Lei accende la luce, no? Ma da questo momento in poi lei non accenderà più la luce. Perché lei userà i nostri occhiali notturni, formidabili, straordinari, che noi lanceremo sul mercato con il motto che dice esattamente come dice cara. Illuminati che Dio ti illumina. Illuminati che Dio ti illumina, lo dice anche la signorina. Sono occhiali formidabili. È un mio brevetto di cui sono fiero, orgoglioso. Io mi diletto con i brevetti. Ho l'hobby di depositare brevetti, signor ministro. Con questi occhiali noi distruggeremo la notte, signora. La notte non esisterà più. Ma lei è proprio cattivo, eh? Perché, cara? Perché a me la notte piace tanto. Ah, le piace. Cara signora, lo sa. E ora, col vostro permesso, ci onoriamo di presentarvi un documentario sulle attività della Noroplastic. Cara, bene. Potete vedere i nostri macchinari, non abbiamo segreti. Proiezione! Spegnete tutto, andiamo avanti. Signor ministro, guardi, guardi. Ecco, quella lì è la mia fabbrichetta. Le piace? Il ritmo vertiginoso di una grande fabbrica è paragonabile al fermento del ventre di un vulcano. Ah, si lavora molto, si guadagna anche bene, ma si lavora. Vede, signora, quello lì sono io, sempre in attività. Oh. Oddio mio, Belletti, ma che succede? Che succede? Cos'è quella roba lì? Non lo so, dottore, non capisco. Dopo le opportune manifestazioni, il tuo apposito sostegno. Molto spiritoso. Potete ora osservare. Ma c'è anche l'altra, farabutto. E la luminosità del nostro materiale plastico. Oh, mamma mia. Che si presta ai più svariati. Dica, dottore, e lei vorrebbe abolire la notte? La Nora Plastic non teme concorrenza e lancerà presto. Basta! Prodotti di straordinaria varietà. Credevo che fosse una ditta seria questa. Invece lei è un gran porco! Mi licenzio! Ma c'è stato un errore, mi creda, signora, io... Ma cos'è, se n'è andata? Zozzone! A lei l'ha detto lei? No, a lei. A lei? A lei! L'ha udito. No, a te, a te. A me. E te lo meriti, brutto porco. Finirai sul marciapiede. Sai che ti dico? Ti taglio anche gli ultimi liberi che ti sono rimasti. Chi è? Piccola. Si sente male? No. Piccolina. Su. Calmata. No. Su, vieni con me, mongolino, eh? Mongolino. E non dare mai più retta agli uomini. Sono solo dei maschi. Beh, ci sono anche i ricchioni. Brutto italiano, sporco pappagallo. No, amore, non t'arrabbiare. Hai visto? Sì, ho visto, ma non esageriamo. Zia, insomma, non c'è niente di male. È questo che... È questo che ride sempre la rabbia che mi fa. Sa che le dico? Cosa dica? Era tanto tempo che non mi facevo una bella pernacchia. Pronto? Jane, ho bisogno di vederti, vieni subito. Mi dispiace, Bruno. Ma come, non vuoi vedermi più? Fra noi è finito tutto. Larsen? Ah, caro. Abbiamo dimenticato niente? Oh, pare di no. Ah, ha telefonato signorina di Filarmonica Sibelius, dice che... Dice che i biglietti di aereo ci rimborseranno l'arrivo, sì. Io parto, non sei proprio fortunato. Ciao. Ragazzi, andiamo? Come, sei contenta? Sì. Non ti spiace lasciare l'Italia? Ho voglia di un ragazzo vero. Come ti capisco, caro? Sì, ma non se ne trovano, sai? Mm.
Hai vinto, Arabella. Non ti lascerò più. Mai più, te lo giuro. Ti amo. Sei bella, bella, bella. Non ci sei che tu al mondo. Per me. Mm.